Si può imparare a mangiare bene anche sui banchi di scuola. Coldiretti da anni entra negli istituti piacentini di ogni ordine e grado per trasmettere a bambini e ragazzi i valori di una buona educazione alimentare. In questi giorni le scuole sono finite, ma Coldiretti prosegue la propria attività nei grest delle parrocchie. Questa mattina è stato il turno della chiesa di San Giuseppe Operaio, dove si trovavano studenti di scuole elementari e medie della città. Prezioso è stato l'intervento della nutrizionista Monica Mai, che con un linguaggio vicino a quello dei più piccoli ha spiegato le regole alla base di una corretta alimentazione. I bambini hanno imparato divertendosi, si sono cimentati in un vero e proprio gioco a squadre fatto di quiz e labirinti enigmistici. Le domande variavano dal contenuto di vitamina C in alcuni alimenti al nome del, per esempio abbiamo chiesto che cos'è un durone, se un'insalata, un tipo d'uva o una ciliegia, e devo dire che hanno risposto molto molto bene, sono molto molto presenti su questo argomento. Cosa avete imparato oggi? Che è meglio mangiare la frutta quando è della stagione in cui nasce, in natura e non coltivata in altri paesi caldi. Tu cosa mangi di solito? Diciamo che mi piacciono moltissimo le carote, di quelle non posso fare a meno. Solitamente frutta e verdura, e poi mi ha detto mia mamma che non bisogna fare la dieta, bisogna mangiare le cose regolarmente, se tipo mangio un piatto di pasta non posso più mangiare il pane. Questo secondo me sarebbe molto corretto. Mangio verdure, frutta, tutte quelle cose che nascono dal terreno, che fanno bene con le vitamine e soprattutto che servono per farci crescere meglio. È già il secondo anno che veniamo qua, abbiamo circa 100 ragazzi che partecipano al Grest e anche a loro insegniamo la corretta educazione, la stagionalità, ma soprattutto abbiamo raccontato quello che ha detto Papa Francesco, l'importanza della custodia del creato, e l'agricoltore e soprattutto il rispetto della stagionalità sono una parte fondamentale per custodire il creato.